il manicomio, dopo 30 anni di camicia di forza, una donna che era stata ricoverata con delirio di persecuzione, questo era il titolo con cui era stata ricoverata, perché siccome veniva violentata dal padre, da giovinetta, lei cominciò a dire alla madre e agli altri che il padre la violentava. E la famiglia, per coprire la moralità della famiglia e il padre, l'ha messa in manicomio e c'è stato 30 anni. Allora, chi è stato portato via? La vittima. Per cui il problema, l'equivoco è che quando ci sono dei problemi, ci sono le persone che strane che sarebbero quelle che danno più noia. Non è vero niente, assolutamente. Cioè, Freud ha capito e ha detto che la famiglia è un luogo di conflitti. Non è come dicono sempre, siamo tutti una famiglia. Però i conflitti sono da diverse parti e spesso si porta via la persona che è la più debole, quella che si difende peggio. Per esempio, c'è un caso di Freud, famosissimo, di una giovane ragazza di 16 anni, è un caso dei più famosi della letteratura freudiana, che fu mandata da Freud come psicanalista perché si diceva, appunto, è sofferente e deve essere aiutata, il problema della sofferenza, no? E com'era il problema? Un amico del padre cercava di sedurre questa ragazza adolescente e lei non voleva.